E ciao a tutti amici, qui Mattia Pelle e oggi siamo qua in un nuovo video. Oggi vi andrò a mostrare come attivare la modalità scura su WhatsApp. Questa funzione è stata rilasciata sulla versione beta dell'app, quindi non ancora ufficialmente per tutti gli utenti, ma vi farò vedere come installarla in pochi e semplici passaggi. Questa funzione è disponibile solo per gli utenti Android, quindi se siete utenti iOS, mi dispiace per voi. Ci sono due modi per scaricare la versione beta di WhatsApp nel nostro telefono. La prima è tramite il Play Store, infatti ci basterà recarsi all'interno del Play Store, cercare la pagina di WhatsApp. Io nel mio caso sono già beta tester, come potete vedere sotto i pulsanti, ma ci basterà scendere un po' qua, prima delle app consigliate sotto agli indirizzi dello sviluppatore troverete una sezione con un pulsante che vi darà l'accesso alla modalità beta. Modalità beta solitamente avete qualche funzione in più rispetto agli altri utenti e basterà premere il pulsante e tenere qualche secondo per ottenere la conferma di partecipazione alla beta e troverete il tasto aggiorna. Il tasto aggiorna ce l'avrete quasi tutti i giorni perché escono quasi quotidianamente gli aggiornamenti e quindi potrete andare ad aggiornare la vostra app. L'altro modo invece è scaricare l'app da Chrome, o meglio il pacchetto di installazione, e dopo andremo a installarlo manualmente. Comunque è un'operazione semplicissima. Recatevi del link qua sotto in descrizione. Il sito in questione si tratta di APK Mirror, ma chi è più smanettone già conosce questo sito. Io vi lascio già il link pronto con la versione corretta di WhatsApp. Come vedete, ecco qui la nostra pagina. Quindi ci basterà scorrere in basso e cercare questo pulsante con la freccia download APK. Mi raccomando, cliccate sui pulsanti giusti perché magari potrebbe avere qualche pubblicità questo sito. Quindi download APK. Vi verrà fuori questa notifica qua nel caso siate con Chrome. Vi dice che il vostro dispositivo potrebbe essere danneggiato, ma state pur tranquilli che questa APK è sicura. Quindi una volta scaricato apriamo il nostro file APK e ci verrà fuori la schermata di installazione di una qualunque applicazione. Se è la prima volta che installate un'APK manualmente, potrebbe essere che vi chieda l'autorizzazione per installare applicazioni da origini sconosciute. Comunque date l'ok, andrete sulle impostazioni, vi si aprirà la schermata in automatico e ci sarà da spuntare installa applicazioni da origini sconosciute. È una cosa semplicissima. Una volta che avrete dato l'ok, tornate indietro e potete andare a cliccare su installa. Ora la nostra applicazione si sta installando, io nel mio caso la sto sovrascrivendo perché l'ho già installata nel mio device, e cliccate apri. Come vedete io ho la modalità chiara, però è una cosa semplicissima, ci basterà cliccare sui tre puntini, impostazioni, chat, e troverete tema. Io nel mio caso ho tre opzioni: errore di sistema, chiaro e scuro. Errore di sistema non è altro che l'opzione come da sistema. Se voi avete attivo il tema scuro sul vostro dispositivo, si attiverà in automatico anche il tema scuro su WhatsApp. Se voi andrete a cambiarlo e attivate la modalità chiara, anche WhatsApp diventerà chiaro. Oppure potete forzare una delle due versioni, ossia il tema chiaro che è default oppure tema scuro. Io nel mio caso voglio attivare il tema scuro e tenerlo forzato. Cliccate su tema scuro, ok, ed ecco qui che in un istante WhatsApp diventerà scuro, quindi basterà tornare indietro. Quindi ecco qui le nostre schermate, apriamo una chat. Ho aperto una chat qualsiasi giusto per mostrarvi che anche all'interno della chat i colori cambiano. Come potete vedere, adesso i messaggi li ho censurati, però i messaggi che ricevete dagli altri sono di un grigio molto scuro, mentre i vostri saranno su un verdino molto scuro con il testo bianco. Se avete lo sfondo predefinito di WhatsApp, per le chat anche questo cambierà, infatti passerà da quel colore beige a questo grigio scuro qua, con tutti i disegnini classico di WhatsApp. Quindi per questo video può essere tutto, mi raccomando iscrivetevi, lasciate un bel like, commentate qua sotto se avete problemi che cercherò di aiutarvi. Per questo video è tutto, noi ci si ribecca a un prossimo video, bella!